In questo problema abbiamo un carrello e un pesetto sospeso. I due oggetti sono legati da questa corda che passa intorno a questa carrucola fissa. Il carrello ha una massa di 4 kg, il pesetto 1 kg, inoltre c'è anche l'attrito che agisce soltanto sul carrello. È l'attrito volvente oppure potrebbe essere l'attrito radente se il carrello non avesse le ruote. Il coefficiente d'attrito statico è 0,30 e quello dinamico, come sappiamo, è un pochino più basso, 0,20. Sul pesetto non agisce nessun attrito perché il pesetto non è a contatto con nessuna superficie, potrebbe agire l'attrito dell'aria nel momento in cui il pesetto dovesse scendere, ma l'attrito dell'aria è trascurabile anche perché la velocità di discesa del pesetto è molto piccola. L'attrito dell'aria, l'attrito viscoso, diventa importante quando gli oggetti si muovono nell'aria ad alta velocità. Questo problema chiede di dimostrare innanzitutto che con questi dati il sistema dei due oggetti rimane fermo. Dopodiché, per farlo muovere, si possono abbassare i coefficienti d'attrito, immaginiamo 0,20 e 0,10, e va dimostrato che con questi nuovi valori il sistema scivola. E bisogna calcolare con quale accelerazione scivola e quanto vale la tensione della corda. Diciamo subito che la tensione della corda è la forza che fa una corda tesa alle sue estremità. Ogni volta che tendiamo una corda, alle estremità nascono due forze rivolte verso l'interno, due forze uguali opposte, che si chiamano tensioni della corda. Infatti la corda si comporta come se fosse un elastico o una molla durissima o un elastico rigidissimo che, quando uno tenta di allungarlo, cerca di ritornare alla sua lunghezza iniziale, alla lunghezza di riposo. Ed è per questo che la corda esercita queste due forze di richiamo, le due tensioni rivolte verso l'interno, perché appunto vuole tornare alla sua lunghezza di riposo. Queste due tensioni sono uguali opposte e le possiamo anche vedere come forze di azione e reazione che si scambiano il carrello e il pesetto. Infatti, attraverso la corda il pesetto tira il carrello e il carrello tira il pesetto. Quindi sono forze di azione e reazione tra due pezzi del sistema. In questo senso sono forze interne. Le forze interne sono quelle che si scambiano tra loro le parti di un sistema. Al contrario, le forze esterne al sistema sono quelle forze esercitate da agenti esterni al sistema dei due corpi. E in questo caso sono la forza peso che agisce sul pesetto, forza che fa la terra e che attrae gravitazionalmente il pesetto verso il basso, e l'altra forza esterna è la forza d'attrito che agisce sul carrello, e questa forza la fa il piano. Quindi queste due forze sono esterne al sistema, le tensioni sono interne. Immaginiamo adesso per un attimo di non sapere che il sistema con questi dati rimane fermo. Infatti lo dobbiamo dimostrare che è così. Allora conviene utilizzare la convenzione secondo cui tutti i vettori che vanno a sinistra gli assegniamo segno positivo, e lo stesso tutti i vettori che vanno in basso segno positivo. Invece i vettori che vanno a destra e quelli che vanno in alto gli diamo un segno negativo. Questo perché se il sistema si dovesse muovere, si muoverà sicuramente verso sinistra in basso e sicuramente non a destra e in alto, quindi è più logico considerare positivi i vettori che vanno nel verso naturale di caduta del sistema, quindi sinistra e in basso. Perciò queste forze avranno i seguenti segni: mg a segno positivo, questa tensione negativo, quest'altra tensione, che è uguale opposta alla prima, un segno positivo, e la forza d'attrito un segno negativo. Inoltre sul carrello agiscono altre due forze, come al solito, che sono il peso del carrello, 39,2 N, 4 kg, e la forza vincolare, che ha lo stesso valore, che è esercitata dal piano sul carrello per non farsi sfondare. Queste due forze si annullano, sono uguali opposte ed è come se non ci fossero. Ora dimostriamo che il sistema resta fermo con questi valori. Trattandosi di un sistema di due oggetti, scriviamo le leggi di Newton per entrambi, quindi per il carrello e per il pesetto. Di solito, quando si devono risolvere esercizi e problemi, come in questo caso, si utilizza la seconda legge di Newton, in quanto dei tre principi della dinamica è l'unico che ha, che viene espresso attraverso una formula, quindi formule utili per fare i calcoli. Il primo principio invece è espresso attraverso un'affermazione e non una formula, e dice che gli oggetti su cui non agiscono forze vanno a velocità costante e viceversa. E il terzo principio parla di forze uguali e contrarie nel caso dell'azione e reazione, come le due tensioni. Però l'unico principio che è quantitativo, che può essere espresso mediante formule, è il secondo principio della dinamica ed è quello che si usa per risolvere i problemi.
Quindi forza totale sul carrello uguale alla massa del carrello per l'accelerazione, forza totale sul pesetto uguale alla massa del pesetto per l'accelerazione. Le due accelerazioni sono uguali, avrei dovuto scrivere in teoria accelerazione 1 e accelerazione 2 distinguendole, ma in questo caso sono uguali perché la corda è inestensibile. Infatti è una corda ideale che non si deforma, non si allunga e tra l'altro neanche si spezza mai. Se invece fosse stato un elastico, allora le due accelerazioni sarebbero state diverse. Per esempio, l'accelerazione del pesetto all'inizio sarebbe stata maggiore e intanto l'elastico si tende, si allunga e il carrello accelera di meno all'inizio. Poi magari il carrello in un secondo momento, tirato dall'elastico che tende ad accorciarsi successivamente, e magari acquista una accelerazione maggiore del pesetto. Comunque, ecco, con un elastico le due accelerazioni sarebbero state diverse. Con una corda inestensibile le due accelerazioni sono uguali e quindi le abbiamo chiamate A, entrambe. Andiamo quindi ad analizzare la forza totale sul carrello. Abbiamo detto quattro forze, ma è come se ci fossero solo queste due. T con il segno positivo, FA con il segno negativo, perché è rivolta a destra, quindi T meno FA è la forza totale sul carrello. Sul pesetto, MG con il segno positivo meno T. Questo è un sistema di due equazioni in due incognite. Le due incognite sono l'accelerazione del sistema che non conosciamo e le due tensioni uguali opposte, però non conosciamo il valore delle tensioni della corda. È un sistema lineare, due equazioni in due incognite, che si può risolvere con uno qualunque dei quattro metodi noti, quindi Cramer, confronto, sostituzione e riduzione. Io utilizzo sempre in questi casi il metodo della riduzione, facendo la somma membro a membro delle due equazioni. Sommando i termini al secondo membro, abbiamo la somma delle masse per l'accelerazione che viene messa in evidenza. A sinistra invece la somma membro a membro fa sparire le due tensioni, in quanto più T e meno T si annullano, e rimane MG meno FA. Questa equazione ottenuta algebricamente col metodo di riduzione in realtà ha un significato fisico. Infatti è una legge di Newton anche lei, applicata al sistema intero dei due oggetti. Infatti vediamo qua la massa totale da 5 kg. Quindi è un'equazione di Newton del tipo forza totale uguale massa totale per accelerazione del sistema. La forza totale MG meno FA rappresenta la forza totale di tutte le forze esterne. Infatti vediamo che le forze che sono sopravvissute, per così dire, all'operazione algebrica di riduzione sono solo le forze esterne, MG e FA. Sono sparite le due forze interne, cioè le tensioni. Questo è accaduto perché scrivere la legge di Newton per il sistema intero è come chiudere il sistema intero in un sacchetto nero, non guardare la sua struttura interna, quindi perdere informazioni sul fatto che è costituito di due pezzi separati, e quindi se noi perdiamo informazioni sulla struttura interna, perdiamo informazioni anche sulle forze che si scambiano i due pezzi, dal momento che i due pezzi non li vediamo più. Rimangono visibili soltanto le forze fuori del sacchetto nero, cioè le forze esterne. Questa che fa la Terra è la forza di gravità che tira giù il sistema, e quest'altra è la forza d'attrito che fa il piano. La massa totale, quindi non vediamo più i singoli pezzi, vediamo direttamente i 5 kg di massa totale. Questi punti interrogativi stanno a dire che noi dentro non sappiamo quello che c'è, non possiamo vedere dentro, e questa è l'accelerazione comune di tutto il sistema, che scivola sia a sinistra che in basso. Il vantaggio di aver scritto la equazione di Newton per il sistema intero è quello che delle due incognite A e T adesso è rimasta una sola, perché le tensioni, le forze interne, le due tensioni sono sparite dalla formula, quindi è rimasta soltanto l'incognita A, l'accelerazione del sistema intero. Ricordiamo che noi dobbiamo dimostrare che questo sistema rimane fermo grazie all'attrito che trattiene il carrello, e quindi tutto il sistema non scivola. Per dimostrare che rimane fermo dobbiamo dimostrare che questa accelerazione è zero. Infatti in questo caso, siccome accelerazione zero vuol dire che la velocità non cambia, la velocità iniziale rimane la stessa. Siccome la velocità iniziale era zero, il carrello, il sistema intero era fermo, con accelerazione zero vuol dire che rimane fermo, perché la velocità non cambia. Quindi noi dobbiamo dimostrare che l'accelerazione è zero, ma questo per la legge di Newton succede se la forza totale che agisce dall'esterno sul sistema è zero anche lei. Quindi se è zero la forza totale esterna, allora
sarà zero anche l'accelerazione. Quindi dobbiamo dimostrare che queste due forze, mg e fa, si annullano, cioè che è zero la risultante delle forze esterne, come è scritto qua. Quindi fa e mg devono avere la stessa intensità. In altre parole, dobbiamo dimostrare che la forza d'attrito è di 9,8 N, in quanto mg, ricordiamo il pesetto alla massa di un chilo, quindi mg, il suo peso, è 9,8 N. Perciò dobbiamo dimostrare che la forza d'attrito è di 9,8 N, così che queste due forze esterne, fa e mg, si annullano e quindi il sistema è sottoposto a una risultante nulla e quindi non accelera e rimane fermo. Per dimostrare che l'attrito raggiunge i 9,8 N, calcoliamo il massimo attrito possibile statico, in questo caso perché il sistema all'inizio è fermo, quindi forza d'attrito statico massima possibile. E ricordiamo che si calcola moltiplicando il coefficiente attrito statico 0,30 per la forza normale che spinge il carrello, che sta qua dentro, contro il piano. La forza normale che spinge il carrello contro il piano è il suo peso, mg, 39,2 N. Facendo questo calcolo, la forza attrito statico al massimo può raggiungere 11,8 N, che è di più del valore necessario per trattenere fermo il sistema, che era 9,8 N. Quindi l'attrito, come gli studenti, non fa il massimo 11,8 N, ma si limita a fare il minimo indispensabile per trattenere il sistema, quindi fa 9,8 N. Quindi bisogna distinguere il vero valore dell'attrito statico, 9,8 N, minimo indispensabile, dal valore massimo possibile che l'attrito potrebbe raggiungere, 11,8 N. Quindi abbiamo detto che l'attrito statico è di 9,8 N e contrasta, equilibra perfettamente questo pesetto da 9,8 N, quindi la forza esterna si annulla, 9,8 N meno 9,8 N, e l'accelerazione di conseguenza è zero, il sistema rimane fermo.